Taranto è stata la città che più ha onorato il 40° anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche fra Cina e Italia. Con queste parole il signor Lu Xid, in rappresentanza della comunità dei residenti cinesi in Terra Ionica, ha ringraziato il sindaco Stefano e la città tutta. Nel Salone degli Specchi, una comunità numerosa proveniente da Ruyan, sulla costa orientale della Cina e concentrata soprattutto nel comune di San Giorgio Ionico, ha presenziato al momento di convivialità tra i due popoli. Con una manifestazione di Tai Chi Quan, meditazione in movimento, l'associazione Il Fiore d'Oro ha dimostrato la vicinanza alle tradizioni orientali. Di contro, l'associazione Due Mari Taranto Italia, che tra poco sarà inaugurata ufficialmente, punterà a migliorare nei cittadini cinesi la conoscenza della società italiana e delle sue leggi. Favorirà gli scambi tra i due popoli. Che sarebbe? Una cosa cinese. E che cosa significa? Tantissime persone stanno con me a giocare, vanno anche nella scuola mia. Anche nella scuola mia. E il cinese lo sai parlare? Sì. Dimmi qualche frase in cinese. Io sono nata a Taranto, mi trovo bene. Forse un pochino difficile ambientarsi all'inizio, però poi ci si fa l'abitudine. E tu, anche tu sei nata a Taranto? Sì, sono nata a Taranto e sono stata in Italia per 10 anni. E adesso mi trovo abbastanza bene con compagne e vado a San Giorgio. Della Cina cosa sai? Non so molto perché sono nata qua e ho sempre vissuto qua, però dai viaggi che ho fatto mi è risultato molto interessante conoscere la mia propria cultura. Il sindaco Stefano ha voluto dare il benvenuto con il saluto che fu di Marco Polo, un ciao che in veneto significava servo vostro. Una serie di iniziative suggelleranno questa nobile intenzione e in programma un progetto di collaborazione tra le due comunità e l'auspicio è di poter istituire proprio nella città del Grande Otto il numero che visivamente formano i due seni del Mar Piccolo, una sede consolare della Repubblica Cinese.